Ilia, secondo gol consecutivo, questa volta un gol che vale i 3 punti per l'Ascoli. Era andato già a segno la settimana scorsa contro la Sampdoria, per oggi la gioia è ancora superiore. Sì, la gioia è superiore perché abbiamo fatto 3 punti, abbiamo portato a casa 3 punti. Per me è sempre importante importante il gruppo sul primo posto e dopo il mio gol. Però quando si posso aiutare con un gol al gruppo sono ancora molto più contento. Hai parlato di gruppo, questo è il quinto risultato utile consecutivo, è una squadra che è in crescita sicuramente e poi c'è una vittoria in trasferta che mancava da diversi mesi, dal 1º marzo 2023. Ma io da quando sono arrivato, sono penso un mese, qualcosa qua, ho detto che come passa il tempo la squadra migliora perché, come avete visto anche oggi, sono tanti nuovi elementi nella squadra, ci vuole tempo per riprendere idee di mister, perché anche mister nuovo, eravamo anche 2 o 3 giocatori che siamo arrivati un po' in ritardo di condizione, ora pian pianino stiamo riprendendo la forma. E il gruppo va avanti, come hai detto, 5 partite consecutive non perdiamo, facciamo risultati utili e ora sono molto contento per il gruppo e ora dobbiamo riposare da lunedì, subito iniziare a riprendere la mente e pensare alla partita sabato. In occasione del gol, anzi raccontacelo, sei stato molto lesto ad approfittare della respinta corta di Lemmers. Ma questo è il mio ruolo attaccante, sono là dentro, sono uno che le piace stare là dentro, quando arriva occasione sono sempre pronto, cerco di essere sempre pronto e così oggi con questo gol ho aiutato la squadra per fare 3 punti. Il mister l'aveva detto alla vigilia, non si aspettava una partita bella, anzi sporca, però ha detto l'Ascoli è riuscito anche nelle situazioni a restare sempre in partita e sempre sul pezzo. Sapevamo anche dall'inizio della settimana che sarà una partita sporca perché è un campo un po' più piccolo, più stretto, la squadra che gioca su secondi pali. E siamo allenati così, preparati, sapevamo che non è facile, anche se non l'Eco sono l'ultima squadra in campionato, però sapevamo che non sarà facile. In Serie B non c'è partita facile. E oggi veramente abbiamo dimostrato che siamo una buona squadra, una grande squadra che ha portato 3 punti a casa. Una nota di merito ai tifosi perché nonostante la grande distanza erano presenti e si sono fatti sentire. Ma io sempre dal primo giorno ho detto che se siamo tutti sulla stessa direzione, la società, giocatori, tifosi, possiamo fare grandi risultati. E io veramente ringrazio tutti i tifosi che sono venuti qua all'Eco, anche ringrazio tutti i tifosi che vengono allo stadio. E ora faccio un appello che sabato vi vogliamo in tanti numeri così battiamo la Parma. Grazie. Grazie.